Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi riguardo al crash oppure che il Rocket League non si avvia quando provi ad avviarlo su Epic Games. Quindi in questo caso ci sono vari passaggi da fare anche sulla pagina di Epic Games, come puoi vedere perché Rocket League si arresta oppure non si avvia. Possiamo direttamente eseguire tutti questi passaggi e risolvere così il problema all'avvio e i problemi al crash di Rocket League. Quindi in questo caso io abbandono un attimo Rocket League. Ok, una volta fatto, la prima cosa che dobbiamo fare è disattivare delle mod su Epic Games, disattivare delle mod su Rocket League. Se andiamo su mod e applicazioni, come puoi vedere, non permettono così le mod tipo di dare un vantaggio competitivo, quindi nel senso cheatare oppure rivelare funzionalità o contenuti non pubblicati nel codice di Rocket League. E mi raccomando, quando provi ad avviare Epic Games, disattiva anche le mod che hai scaricato assieme al gioco, e quindi disattiva le mod e poi avvia Rocket League. Se non dovesse funzionare, possiamo sempre disattivare le applicazioni in background, che sarebbero queste applicazioni qua sotto, oppure le applicazioni che stanno in gestione attività, tante applicazioni inutili che non ci servono, come queste, tipo c'è quella di Chrome, ci sono altre applicazioni, vabbè, sto usando OBS Studio e altre applicazioni, come potete vedere, tanti processi che sto utilizzando. Aggiornare il .NET Framework, che sarebbe questo qua, quindi scarica il .NET Framework. Io ho l'ultima versione, quella del .NET Framework 8, però dice di scaricare la 4.6.2. Ovviamente tutti questi link stanno tutti in descrizione, quindi basta che ti metto questo e qua troverai tutto quello che ti serve. Quindi andiamo a scaricare direttamente il nostro pacchetto, se trovo quella italiano, eccolo qua. L'ha scaricato e non ci resta che installarlo. Ok, è già installato in questo computer. Come ho detto, ho già un'installazione di .NET Framework 4.6.2, quindi tu devi installarlo. Una volta fatto, chiudiamo tutto qua e ritorniamo sulla pagina di Epic Games, la pagina del supporto di Epic Games. Assicurati di utilizzare le DirectX 11, quindi in questo caso io vado direttamente su Epic Games, vado su libreria, scendo fino giù fino a trovare Rocket League, eccolo qua, gestisci, opzioni di avvio, e qua ci metto trattino DX11, però tutto piccolo, DX11, e lo avvio come rendering DirectX11 per non avere problemi. Se non dovesse funzionare, svuotiamo così le cache di Rocket League. Per svuotare queste cache dobbiamo direttamente andare su esegui, tasto destro. Facciamo qua sopra sulla barra, scrivi esegui, scrivi % updata, % quindi dobbiamo entrare nella cartella di updata, vai su updata, local, scendi fino giù fino a trovare così la cartella di Rocket League, eccola qua, ci clicchiamo dentro e queste sono le cartelle. Noi ovviamente andiamo a cancellare direttamente la cartella di Epic Games. Queste qua sono solamente cache. Se ci sono altre cartelle di Rocket League tipo in local, dobbiamo solamente vedere se ci sono cartelle qua dentro. Qui non ci sono, va bene, non ci sono. Quindi chiudiamo qua. Assicurati di soddisfare così i requisiti minimi di sistema, come puoi vedere qui sono i requisiti, ovviamente non è che chiede moltissimo, però questi qua sono i requisiti. Per vedere se puoi supportare il gioco, ti consiglio Can You Run It. Scarichi e installi e metti così a confronto il tuo computer con quello di Rocket League, con il gioco Rocket League. Scrivi Rocket League ed eccolo qua, clicco su Can You Run It, ti fa così scaricare l'applicazione, fa la scansione in corso del computer,
Eccolo qua. Ha fatto la scansione e io supporto così Rocket League. Ed eccolo qua. Non ho nessun problema ad avviarlo. Se non è questo il tuo problema, torniamo un attimo indietro e assicuriamoci di avere i driver più recenti per la nostra scheda video, quindi driver della scheda video, Intel, Nvidia e AMD. Su Intel, qui ci sono i driver per Intel e Nvidia. I driver per Nvidia, quindi scegli così il tuo prodotto, lo scarichi e installi così il tuo driver Nvidia oppure AMD Radeon. Come puoi vedere, io ho quello di Nvidia e questo è il pannello dove io aggiorno sempre la mia scheda video. Se non è questo il tuo problema, possiamo sempre scaricare e installare i pacchetti di Microsoft C++. Questo qua, VC Redis per 64, accetto e installo. Se te lo dà questa installazione, hai fatto. A me non me lo dà, perché è già installata un'altra versione del prodotto. Io tenevo già installato questo Microsoft Visual C++. Chiudo qua. Eseguiamo così il gioco come un avvio pulito, tipo per esempio configurazione di sistema, avvio, servizi, disabilita tutto oppure nascondi tutti i servizi Microsoft e fai applica e fai ok. Prova ad avviare il gioco in modalità finestra, trattino win, do it, questo qua faccio copia, vado su Epic Games, tre puntini, gestisci e lo avvio in finestra, perché di solito certe persone non possono avviare o quando giocano e hanno la modalità schermo intero crash il gioco oppure non si avvia, quindi può essere anche per lo schermo intero su Rocket League. Prova ad avviare il gioco come amministratore, ovviamente di solito consiglio di avviare sempre i giochi nella libreria di Epic Games e mai sul desktop, quindi noi andiamo su tre puntini, gestisci, andiamo nella sua cartella, binaries, 1.64, scendiamo fino a giù fino a trovare Rocket League. Tasto destro sopra, proprietà, compatibilità, disabilita ottimizzazione schermo intero, esegui questo programma come amministratore, facciamo applica e facciamo ok. Così quando andrai ad avviare Rocket League su Epic Games lo avvi direttamente come amministratore automaticamente. Altre cose che io tengo per scontato: riduci gli amici o rimuovi i giocatori bloccati, questo possiamo anche evitarlo, non ci serve. Forza il gioco ad avviarsi con le impostazioni predefinite, per esempio le impostazioni video. Invece di metterle tu manualmente, metti impostazioni predefinite, quindi te le mette il gioco stesso, quindi ti dice come devi mettere lo schermo, la grafica, eccetera, eccetera. E basta. Per altri problemi ancora puoi sempre contattare il supporto di Epic Games, Rocket League, piattaforma, metti PC. Motivo per cui sto contattando Epic Games qua. Connessione, prestazioni o codici d'errore, descrivi il tuo problema e mandi la foto del tuo problema su Rocket League. Quindi, per altri problemi ancora, ci sono playlist dei giochi di Epic Games oppure Epic Games stesso che crash così all'improvviso, ha un crash anomalo, c'è pure la guida su quello, su come risolvere il suo problema. Per altri problemi ancora commenta sotto al video, fammi sapere se hai altri problemi e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.